Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come bloccare i dispositivi che stanno usando la connessione wifi. Non è che sarà facilissimo bloccare questi dispositivi perché servirà così un programma che vi dirà il dispositivo che è collegato alla vostra rete wifi e potete anche vedere l'indirizzo MAC del dispositivo. Quindi quello che faremo oggi è scaricare un attimo un'applicazione, scaricatela sul vostro telefono, oppure se supportate questi emulatori di Android sul vostro PC, io ad esempio ho BlueStacks 5, che adesso vi faccio un attimo vedere. Ok, allora, se andate sul vostro telefono, andate su Play Store. Scrivete chi siamo sul mio wifi, chi c'è sul mio wifi, questa è l'applicazione, eccola qua. Scaricatela e installatela e poi aprite l'applicazione. Eccola qua. Ok. Per usare questa applicazione sul vostro telefono o sul vostro PC dovete per forza attivare il GPS. Ok, questi sono i dispositivi collegati alla mia rete. Quindi se c'è un dispositivo collegato alla vostra rete e qua sotto c'è tipo un indirizzo MAC. Tipo l'indirizzo MAC sarebbe questo. Io adesso vado un attimo sull'interfaccia, il pannello del mio modem, quella della TIM. Eccolo qua. Questi sono i dispositivi collegati alla mia rete. Se io adesso tolgo un attimo la connessione Wi-Fi al mio dispositivo, riaggiorno, non c'è più. Non c'è più il mio Redmi. Non c'è più. Ok. Questo è per farvi capire che questo qua è l'indirizzo MAC, quello che ci serve. Quindi questo è l'indirizzo MAC, questo. Combinato da lettere, due puntini, numeri, quindi lettere, numeri, puntini, eccetera. Andiamo un attimo sulla nostra. Per quelli che hanno Team, fate quello che sto facendo io. Questo è il sito dove puoi accedere alle vostre con le vostre credenziali. Quindi per quelli che hanno Fastweb e Vodafone dovete cercare in giro qual è il pannello per accedere al vostro modem. Lista di dispositivi WLAN, quindi sarebbe la Wi-Fi, quelli connessi alla connessione wifi, e questi invece dispositivi connessi attraverso il cavo LAN. Quindi questa lista di dispositivi, vado su VLAN avanzato e come puoi vedere metti tutte e tre, quello 2,4 GHz, 5 GHz, tutto blacklist. Quello che ci interessa di più è qua sotto, controllo accesso, configurazione, regola. Quindi come puoi vedere, qui ho bloccato due dispositivi che erano connessi alla mia rete Wi-Fi e come ho fatto? Ho aggiunto il nome del dispositivo e l'indirizzo MAC. Come ho detto, è basato su dei numeri, lettere, due puntini. Ok, per ogni casella ci sono sia una lettera, un numero oppure due numeri. Quindi ha fatto applica e grazie a questa configurazione del blacklist, qui mettete tutto blacklist, ho fatto applica e ho bloccato il dispositivo che era connesso alla mia connessione wifi, quindi ho fatto applica. Quindi cosa fare? Quindi io vi ho fatto apposta scaricare questa applicazione per vedere chi era connesso alla vostra connessione wifi. Prendere l'indirizzo MAC, il nome del dispositivo e aggiungerlo qui. Ok? Qui mettete il nome del dispositivo e qui l'indirizzo MAC. E qui invece su SSID mettete tutte e due, e fate applica e bloccate così il dispositivo. Quindi provate a fare una prova con un dispositivo che avete a casa, quindi con un telefono, un tablet, una console,
e mettete l'indirizzo MAC del dispositivo, il nome e bloccatelo. Quindi, come ho detto, per quelli che hanno Team e che mi stanno seguendo per questo tutorial, state a cavallo, quindi state facendo tutto quello che sto facendo io. Per quelli che hanno Fastweb è proprio un'altra cosa, quindi non chiedetemi come, però bisogna per forza andare sulla VLAN, dovrebbe esserci VLAN, nel controllo della configurazione dei dispositivi blacklist e aggiungere così il nome e l'indirizzo MAC del dispositivo. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto. Io vi ho fatto scaricare questa applicazione per vedere l'indirizzo MAC, io potevo direttamente vedere qua sopra sul mio pannello di controllo del modem e sono connessi due dispositivi. Ok, quindi se si collega un altro dispositivo all'esterno, io me ne accorgo, esce qua sotto, esce l'indirizzo MAC, io vado su dispositivi, visto dei dispositivi VLAN, su VLAN, vado su VLAN avanzato, creo il nuovo elemento da bloccare e vado a mettere il nome di quel dispositivo che si è connesso ora e l'indirizzo MAC. Metto su SSID, SSID, no SSD, qua e faccio apri e lo blocco così lui, così lo frego, capito? Quindi io pago e lui scrocca, non va bene. Quindi che vi posso dire di più? Grazie a tutti per questa visione. Se avete problemi, vi consiglio di commentare oppure entrare nel server Discord così vi spiego meglio. Oppure, quindi, che vi posso dire? Iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate like per i prossimi tutorial. Quindi, ciao ragazzi, ciao.